4.000 anni testimoniati che ogni generazione sistematicamente dice che quella successiva è una generazione di incivili. Quindi per ovvi motivi è falso, nel senso che se fosse veramente così, anche se il mondo di oggi non va benissimo, sarebbe molto peggiore di quello che comunque se fosse vero che ogni generazione. Quindi evidentemente non è così. Siccome non penso però neanche che chi diceva queste cose fosse assolutamente un imbecille, c'è un motivo molto semplice, cioè che la questione della pluralità delle intelligenze non è solo sincronica ma anche diacronica, cioè ogni generazione ha un'intelligenza di tipo, ha delle intelligenze di tipo differente di quelle successive. Quella che ci meritiamo. No, e quindi è evidente che ognuno è in grado di riconoscere il tipo di intelligenza che è analoga alla sua, no? E quindi non riconosce la nuova intelligenza, è vero anche il contrario, nel senso che le generazioni più giovani a volte non sono in grado di comprendere un'intelligenza reale delle generazioni precedenti. Questo è sempre successo. Qual è la cosa che oggi è cambiata? È, come è stato già detto, la questione dell'accelerazione, cioè quando i cambiamenti erano un pochino più lenti, diciamo che tra la generazione dei nonni e quella dei nipoti c'era la generazione dei padri e delle madri che in qualche maniera era imparentata un po' con quella prima e un po' con quella dopo e poteva un po' mediare. Adesso l'accelerazione è tale per cui già fa una generazione, quella immediatamente successiva è un mondo completamente diverso, non c'è più proprio la mediazione cronologica nella sequenza delle generazioni. Questo ovviamente è un problema. Non è detto che sia solo un problema, nel senso che la questione dei nativi digitali e delle generazioni invece più vecchie, naturalmente essere nativo digitale ha un evidente vantaggio nell'uso degli strumenti, come capita sempre, tanto l'antropologia, il fatto di arrivare da fuori a vedere un mondo a volte ti permette di capirlo meglio, cioè, da un certo punto di vista la comprensione è diversa, da un certo punto di vista capisci meno perché non ci sei nato dentro, da un altro punto di vista forse hai qualche strumento in più per arrivi da fuori, no? È come l'antropologo che, o comunque chiunque arriva a conoscere un'altra civiltà a volte la conosce meglio di chi ci sta dentro da un certo punto, e lo stesso vale per questo, con più distacco insomma, no? Molto rapidamente, un guaio che secondo me è un guaio oggettivo è che c'è una tendenza a una proporzionalità inversa quando si parla di queste nuove tecnologie, soprattutto come strumenti di comunicazione, di messaggi, eccetera, c'è tendenzialmente una proporzionalità inversa fra lo spessore, la densità del messaggio e la quantità del messaggio, cioè più è facile in qualche maniera comunicare e più ti viene da comunicare anche le stupidaggini, nel senso, lo dico banalmente, no? Chiunque di noi sale sul treno, del telefono, sono salito sul treno, cioè potevi anche non dirlo, voglio dire, il telefono ti sei dato, ma se sei salito sul treno devi telefonarmi. Cioè. Allora, adesso, facendo un esempio esagerato, quando si era costretti a scolpire la roccia per scrivere il geroglifico, cioè ci mettevi due ore per scrivere una parola, se non altro ti potevi trovare la palla appena scrivere, insomma, no? Potevi mandare un sms. Adesso non è il caso di tornare ai geroglifici, anche se ti arrivava poi esatto, la verità di tre giorni, però è un problema, nel senso che alla fine tende a prevalere il fatto in sé, no? Di comunicare comunque che sia sul valore di quello che comunica. Allora, se non c'è bisogno, di un bisogno reale, insomma. Questo forse si connette anche a alcune cose state dette. Uno dei rischi, o comunque gli aspetti negativi di questi strumenti tecnologici è che un pezzo dell'uso di questi strumenti è sostanzialmente passivo, cioè al massimo comunicativo, insomma, no? Per cui probabilmente, effettivamente, per parlare di scuola, forse varrebbe la pena, visto che tende a venire meno il momento un po' della riflessione, di prendersi i propri tempi, no? Si ricorda sempre che scuola ha a che fare con prendere tempo in qualche misura, e forse varrebbe la pena, se vanno usati evidentemente questi strumenti, utilizzarli soprattutto nel loro lato attivo, no? Si parlava di costruttivismo, no? Quindi utilizziamo questi strumenti più che semplicemente per acquisire o comunicare informazioni, quella benissimo naturalmente perché praticamente serve, ma per elaborare delle cose, no? Quindi a scuola, cioè fare delle cose, no? Costruire delle cose, eccetera, eccetera. Ultimissima considerazione, lo buttate lì molto rapidamente per non far perdere tempo, l'impressione mia
mia è che ad oggi la stragrande maggioranza degli insegnanti abbia già sostanzialmente acquisito quella familiarità con gli strumenti tecnologici che è quella che serve per gli aspetti pratici fondamentalmente, insomma, forse non c'è ancora, ovviamente non vi presenti, un po' perché sono a scuola, immagino, un po' perché se sono qua vuol dire già che c'è un po' di problema, diciamo che molti non hanno ancora affrontato quello che veniva in effetti detto da qualcuno adesso, e cioè che cosa cambia nella sostanza, non solo quello che facevo una volta in un modo lo faccio adesso in un altro modo, è solo un fatto puramente tecnologico, ma il fatto che questo comporta l'esigenza, intanto la constatazione di probabilmente cambiamenti di natura antropologica e di conseguenza cambiamenti metodologici forti. Ecco, quindi questo pezzo secondo me ad oggi è ancora non è entrato tanto, insomma.